Ivan Cattaneo contro tutti nelle ultime ore del GF VIP 2018. Le ragazze in particolare si sono scagliate contro il cantante, che invece ha ritrovato il precedente sodalizio con la marchesa. Il putiferio scoppiato in diretta ha spinto infatti i concorrenti più giovani a schierarsi contro l'artista, specialmente per quanto riguarda Martina Hamed e Benedetta Mazza. Accerchiato Cattaneo, le due ragazze hanno richiesto spiegazioni su quel famoso gruppo di cui ha parlato Lori del Santo prima di abbandonare la casa per dirigersi verso la suite. Parole che in realtà solo Benedetta può capire davvero, mentre cerca di nascondere il patto stretto con i tre amici alcune notti fa e con cui hanno sottolineato il desiderio di non votarsi a vicenda. Le parole di Cattaneo, a supporto della visione della Del Santo, non sono quindi così distanti dalla realtà. Ha deciso però di fare una piccola marcia indietro, minimizzando il suo intervento positivo e scaricando ogni responsabilità su Lori, che intanto si trova nella suite e non può difendersi. Punto a rischio eliminazione. Ivan Cattaneo non ha più nulla da perdere e le sue ultime mosse al GF VIP 3 fanno intuire quanto si stia trovando a suo agio nelle parti di vipera. Un doppio gioco che l'anno scorso è stato imputato a Cristiano Malgioglio, ma che il cantante ha portato su altri livelli. Una frecciata a destra ed un'altra a sinistra, il concorrente non ha alcuna difficoltà a farsi nemici un po' tutti i protagonisti del reality. Non gli importa molto ed anzi crede che le nomination in particolare debbano essere accolte con maggiore leggerezza, come ha suggerito a Jane Alexander subito dopo l'ultima diretta. Ivan però continua ad essere a rischio, soprattutto perché adesso ha perso i favori anche dei suoi due super protetti, Stefano Sala e Lia Fongaro. Un mix esplosivo se si considera che il pubblico lo ha contestato fin troppo sui social per il suo comportamento libertino e sopra le righe. La vipera del reality. Il pubblico del Grande Fratello VIP 2018 potrebbe condonare Ivan Cattaneo, ancora una volta al televoto. In precedenza infatti Daniela Del Secco è riuscita a salvarsi solo grazie ad una lieve differenza favorevole rispetto alla rivale Eleonora Giorgi, ma questa volta potrebbe finire nel calderone dei grandi esclusi. Ci sono delle possibilità quindi che l'artista riesca ad evitare l'eliminazione, anche se i rapporti della casa sono diventati sempre più tesi. Chiusa la parentesi del complotto fra gli adulti, con la promessa da parte di Cattaneo di non stringere più alcun accordo con gli altri concorrenti della sua generazione. Una promessa fatta alle ragazze in seguito alla baraonda legata all'ultima diretta. Con il dubbio però che Ivan possa ritornare sui suoi passi. Non sarebbe la prima volta del resto e del tutto in linea con il suo animo da viperetta del reality. Fare e disfare è ormai il suo mestiere preferito ed è evidente che il concorrente si stia divertendo a mescolare le carte per provocare il resto del gruppo, sperando magari in uno scontro acceso al sapore di spettacolo. Trash ovviamente. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.